Ti ricordi l'assedio di Gate? La notte, dall'alto del castello, aspettando l'alba e l'attacco degli italiani. Guardavamo la luna e le navi alla fonda del golfo. Una notte ti disse: facciamo un figlio. Ci mettiamo su un affusto di cannone. Non hai visto mai che in questo clima ci nasce un principe guerriero, un liberatore che riscatterà il regno dai barbari. Io ero alta così, quando mi costrinsero a farmi monaca. Ho passato 10 anni di clausura ad aspettarvi, sognando la libertà. Quando siete arrivati sono scappata dal convento. Vi ho corso incontro, chiamandovi fratelli. Vi abbracciavo, vi baciavo, strappandomi di dosso gli abiti da monaca. Ero finalmente libera, in mezzo agli italiani. Però non mi accorgevo che mentre mi spogliavo quelli mi guardavano. Poi all'improvviso mi avete buttata su un carretto e mi avete violentata a turno. No, io no, non sono stato io. E che ne so io? Voi eravate tanti e non mi ricordo le facce. Mi ricordo solo la divisa. Era quella. Don José, gli italiani. Gli italiani ci hanno ammazzato perché tenevamo le armi. Ve l'immaginate? La spada di legno di Capitan Spavento. Poi dicono: voi siete un brigante perché tenete la maschera. No, 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 signor. Io tengo la maschera perché sono una maschera. Ma loro non mi conoscevano. Vi rendete conto? Policinella Cetrulo, Iacerra, gli italiani non sanno chi è. Don José, ma che Italia hanno fatto? Perché vi stupite? Dal febbraio del 61, 2191 ufficiali dell'esercito borbonico sono passati nelle file dell'esercito italiano. Appunto, 2191 figli di puttana come voi. Pensa, Sofì, pensa se al momento giusto io avessi avuto il coraggio di impiccare una decina di generali e di ministri. Oggi, per la grazia di Dio e per la felicità dei popoli meridionali, il bel regno delle due Sicilie esisterebbe ancora. E se l'avessimo fatta noi l'Italia, dal sud al nord, ci pensi? Come sarebbe stata? Era un re, Catania.